Buongiorno, rieccomi dopo alcuni giorni di non pubblicazione video, neanche di registrazione video, scusatemi, ma non ho avuto tempo, non ho fatto spese, non ho fatto niente, perciò vi ho messo quel video l'inizio settimana scorsa che l'avevo registrato prima forse del Capodanno, dell'Epifania sicuramente. E finiti i food. Rieccomi, siamo ancora a casa perché le scuole qui in Sicilia rimangono chiuse per altri giorni, forse giovedì riaprono, non lo so. Beh, io sono molto. Secondo me non riaprono neanche giovedì. Comunque, questo è un capitolo chiuso che non appartiene ai miei video, non ha importanza. Io sono dovuta andare a pagare l'assicurazione della macchina di mio marito. Perché ci devo andare per forza, perché in questi giorni non sono uscita proprio completamente. E giustamente qua la situazione è brutta. Niente, però ci devo andare a pagare l'assicurazione della macchina. Nel frattempo ho preso là che c'è il negozio attaccato il ginseng, ma questo non ve lo mostro. A ritorno passavo vicino all'Eurospin e ho fatto la spesa perché non avevo nulla in frigo. La settimana scorsa non ho fatto svuota la spesa perché non ho fatto spesa, perché la settimana prima altro che ho speso un sacco di soldi, anche per quanto riguarda le cose dell'Epifania, comunque ho preso altre cose, perciò la settimana scorsa ho comprato solo delle tisane e non ho fatto video. Ora ritorno all'Eurospin, ho fatto uno spesone. Comunque l'Eurospin conviene perché comunque si paga molto molto di meno, però io certe cose le prendo al Deco perché il Galbanino e certi prodotti standard li prendo solo lì. Comunque al Deco non ci sono andata perché ci andavano i miei e perciò sono andata all'Eurospin che mio padre voleva portare le lattine per i gatti e bocconcini al pesce, già gliel'ho fatti recapitare, gliel'ho portati. E poi ho preso anche un profumatore ambiente, quello proprio dell'Eurospin, che ho preso pure per me. Allora, partiamo subito dai surgelati, che così li conservo. Ho fatto uno spesone, ho speso 71 euro, mi pare, però era da tantissimo. Madonna, ma chi si sta bagnando la sedia? Niente, la metto. E vabbè, poi l'asciugo. Allora, chissà se si sono scongelati, non lo so. Ho preso anche delle novità e mi sono accorta che l'Eurospin hanno portato delle novità, che bello! Ma era da tantissimo tempo che non ci andavo. Allora, porto subito da questi, diciamo, succhini chiamano, ma sono gli arancini che ho mangiato ieri sera, li ho cucinati nel forno. Sono troppo buoni, non hanno niente da invidiare ad altri arancini. Sì, sono surgelati, non sono fatti freschi, ma per comodo sono ottimi, buonissimi, morbidi. Beh, morbidi perché io non li faccio, diciamo, far cucinare fino a non so quando, perché loro diventano troppo secchi, croccanti. Anche, diciamo, il ripieno di dentro è morbidissimo. Beh, c'è il riso, la mozzarella, il pomodoro, gustosissimi. Questi qua ne ho presi solo un pacco perché forse un pacco ancora c'era. Poi ho preso, credo un po' che non prendevo, i bastoncini di verdure, questi qua proprio di Eurospin sono strabuoni ed è da tantissimo che non li mangio. Poi ho preso i Simil sofficini, questi qua che ho mangiato l'altra volta sono strabuoni, questi al formaggio e pomodoro, li faccio proprio, faccio cucinare poco così restano morbidi. Poi come novità che vedo sempre negli svuota spesa di altre persone, vedo sempre questi chili di surimi impanati, tutti li compro, perciò li ho voluti comprare, vediamo come mi sanno di gusto, chissà. Poi ho preso le solite pizze alte, queste qua che ho mangiato sabato, ne ho prese tre. E sono buonissime. Io non impasto più la pizza perché queste sono strabuone. Niente, ne ho prese tre. E con il surgelato ho finito. Un attimo, faccio pausa, li conservo nel freezer e ritorno da voi. Aspettatemi. Rieccomi tornata con voi. E continuo con una spezie che usava sempre mia nonna, ma lei aveva proprio l'alloro in foglie.
Io non ce l'ho, però per certe pietanze può servire. Fa un buonissimo odore, ho preso l'alloro in foglio. Allora, in qualche busta io ho lo scontrino. Poi magari vi dico più o meno i prezzi. Poi ho preso il gel anticalcare per lavatrice, il Simil Calgon, questo qua, perché mi trovavo da Eurospin e l'ho preso lì. Io dovrei andare da questa Savone, ma avevo optato di comprare le cose online per non girare troppo. Però devo ricaricare sempre ogni volta sta PostaPay perché dovrei mettere un bel po' di soldi così. Però ho troppe spese. Purtroppo questa diciamo assicurazione è stata pesantuccia, ma si doveva pagare. Poi ho preso per accomodare, comunque questo è un buonissimo prodotto di Eurospin, il detersivo liquido, l'essenza di argan. Ne ho prese due bottiglie, non so se era in offerta, sinceramente non ci ho fatto caso, ma comunque costano poco, ne ho preso infatti due bottiglie. Poi siccome mi sta finendo il vanish, non c'è il vanish. Ho sentito dire che questo prodotto, sempre questo additivo smacchiatore, dicono che è molto buono, però io non è che ne sono tanto sicura. Comunque l'ho voluto prendere perché mi sta finendo e ho voluto prendere qualche sostituto. Magari poi vi farò sapere se conviene o meno. Poi ho preso come colazione, perché mi era finita pure la colazione, mi sono fatta dare le fette biscottate dai miei stamattina. Ho preso per cambiare questi cereali ai frutti rossi, simil Kellogg's, che non sono Kellogg's. Mi pare che una volta ho comprato, non sono male male. Certo, i fiocchi di frumento sono buoni, ma non sono i Kellogg's. Comunque, non sono malaccio. Soprattutto questo combo con i frutti rossi mi piace un sacco, un sacchissimo. Ora però mi devo recuperare una tazza più ovale, perché quella che ho è una mug e non è, diciamo, buona per, diciamo, mangiare con i cereali. Io vi volevo dire i prezzi, se li trovo ve li dico. Poi mi avvicino alla sedia. Allora, ho preso il grana padano grattugiato, che non ne avevo più. Poi ho preso i foglietti salvacolore, che ora vi mostro, questi qua che sono ottimi, e sono 24, sono tanti. Poi ho preso la carta forno in fogli, perché questa è molto più comoda e anche resistente, la uso da matti la carta forno. Poi ho preso un panno lavasciuga, non so, sì, lavasciuga, questo qua, perché dovevo prendere quelli, diciamo, i simili, quelli colorati, vileda, i panno a spugna, però proprio quelli di Eurospin, una volta li ho comprati e facevano pena, non sono buoni, perciò ho voluto prendere questo perché ha forma di panno e magari è un altro, diciamo, un tessuto migliore, però l'ho preso questo. Poi ho preso una spilza di candele profumate, che lì costano pochissimo. Ho preso il dado per fare il brodo vegetale, che non ne avevo più. Le cipolle, che non ne avevo completamente, le cipolle rosse, sono molto buone queste. Poi vi ho detto che ho preso le candele profumate, queste 1,49 euro, mi pare. 99 centesimi, comunque era in offerta, e i frutti di bosco. Poi ho preso quella alla cannella, che è buonissima, più di una ne ho presa cannella. Questa è un'altra tipologia, questa forse è l'edizione natalizia che avevano messo dopo, un'altra cannella, e qui non ci entra più nulla. Mamma mia, quello che sempre una cannella, sempre cannella. Poi ho preso i sacchetti, quelli per l'umido bio, purtroppo c'erano solo questi, questa, diciamo, la misura un pochettino più grande per l'umido. Poi una novità di Eurospin che ho trovato, che avevo visto negli altri video, però lì non l'avevo trovata, era la sfoglia fresca. La pasta sfoglia integrale, chissà se sarà buona, dicono che è buona. Poi ho preso
una, diciamo, una bottiglietta di talco profumato che serve sempre ed è molto buono questo di Eurofin. Poi ho preso la mia, diciamo, busta di fiocchi di avena che mi sta finendo, quella là del Déco, non può mancare nelle mie colazioni. Perché io la frullo col Bimby, non faccio proprio il porridge, però ha quell'aroma che è molto più buono. Poi ho preso le salviettine intime, queste qua della Ciardi Maglione che sono buone, sono 20. Non li chiamiamo la reticella qui in Sicilia, ma si chiama paglietta, non la chiamiamo reticella, comunque l'ho presa perché mi era finita. Poi ho preso un altro sacco, questo per il secco, per multimateriale, questo qua 70% 10, che è un ottimo, diciamo, prodotto. Ah, poi queste sono una novità che vi sto dando. La rucola che è buona. Ho pescato quella che scade giorni più avanti, perché avanti c'era messa proprio quella che scadeva oggi o domani. Poi ho preso un sapone liquido per mani. Ho visto che lo prendevano, ho visto un video di lo prendevano tutti, questo qua, fragole e ciliegia. Non so se sia neutro, ma non c'è scritto. Comunque l'ho preso, è molto carino. Somiglia a, diciamo, al Fresh and Clean un po'. Poi ho preso che mio marito li cercava, me li ha nominati ieri. Aspettate che se vediamo li posso uscire. Ho preso i tortellini, questi qua sono molto convenienti alla carne, per fare il brodo oppure anche per fare la pasta con la panna che io non ci voglio fare perché lui deve mangiare pulito. Comunque sono molto convenienti e sono tanti perché sono un chilo, cioè sono 500 a pacco. Un chilo in tutto. Metto qui delle novità che ho trovato, ne sono rimasta entusiasta, sono i dischetti levatrucco Maxi, che bello, ce li aveva Lidl e ora finalmente ce li ha pure Eurofine. Perché io ero rimasta a secco di dischetti, avevo quelli piccolini però proprio scadenti, proprio piccolini che non mi bastavano. Finalmente li ho visti, sono andata nel reparto, io così per caso che guardavo altre cose ho visto questi, che mi sono presi due pacchi. Non so quanto mi sono costati, magari se po vabbè non possono costare assai. Comunque ne ho presi due pacchi, vediamo quando trovo questo scontrino. Poi l'ultima busta. Allora, ho preso questi qua, tipo una sorta di parmareggio, e comunque la merendina al parmigiano la darò a mia mamma che lei se la mangia. Poi qua c'è il frullato di frutta, la pesca e i grissini. Poi ho preso del detersivo in polvere perché proprio mi sta finendo. Io qua la Dex, c'era questo della Dexal, ossigeno attivo con agenti smaccianti, efficace anche a 20 gradi. Boh, comunque io non faccio 20 gradi nella lavatrice. 1,5 kg. Speriamo che per lavare le lenzuola o altro sia ottimale. Sento già un buon profumo. Poi ho preso le salviette, le veline per il naso, che non ne avevo più, l'avevo pacchetto cominciato. Poi ho preso un tonico, questo qua della Moessere Eco Bio, che per averlo è buono. Poi io, diciamo, ho fatto un ordine da Yves Rocher, che poi quando mi arriverà ve lo farò vedere. Un'altra novità che non avevo visto fino a quando c'era andata, era la marmellata, la preparazione di albicocche senza glutine. La marmellata amo essere biologico al glutine, senza, cioè senza glutine, scusatemi, senza, diciamo, zucchero. Non c'è lo zucchero. E chissà se
Saprà buono perché io la marmellata d'albicocca l'adoro, però solo certe marmellate perché molte non sanno buone di albicocca, ma speriamo che sia ottima, me lo auguro. Poi ho preso un pacchetto di insalata di carote julienne, lo voglio mettere qua. E questo è il deodorante per la casa che mi stava letteralmente finendo, il tarpo che è la profumazione più delicata. Siamo arrivati già a 15 minuti. Poi ho preso questo qua che batte la Philadelphia al salmone. Io una volta l'avevo comprata, ora l'ho rivista ed è buonissima. È la mousse al salmone che hanno, diciamo, fatto da poco ed è strabuona, strabuona. Poi ho preso un'altra cosa e non ho mai preso il surimi a fette, che è una specie di cosa di pesce, non lo so. L'ho visto, ho detto, lo devo provare. Le volte mi piace, tipo come il salmone, mi piace. Perché io poi salumi non ne sto comprando, li ho comprati solo per fare le tartine per Capodanno, però poi non ne consumiamo. E ora ho trovato lo scontrino. Io non so se mi posso mettere a dirvi tutti i prezzi. Comunque, il surimi a fette, questo qua, 99 centesimi. La merenda snack, quella con il parmigiano, le cose. Il grissini 89, poi i cappelletti alla carne, loro li chiamano cappelletti, per me sono tortellini. Comunque li avevo 2,19 euro, due pacchi, il tonico Eco Bio 1,69, la pasta sfoglia integrale 99 centesimi. E il detersivo lavatrice all'argan non era in offerta, penso, perché era 2,59, non lo so se era in offerta. I foglietti salvacolore 1,89 euro, il gel anticalcare 1,49 euro, qualche altra cosa, il talco profumato 1,05 euro. Ah, e avevo preso lo sgrassatore disinfettante che non lo sto trovando, oppure l'ho messo a terra, ma comunque l'ho preso là dal, ecco. E qui ho preso questo sgrassatore disinfettante perché mi sta finendo quello della Chantecler che non mi è piaciuto assolutamente, una puzza. Vediamo com'è questo perché non l'ho mai provato, per disinfettare vari posti, anche in cucina, nel bagno. Questo qua, aspettate, ve lo dico, 1,29 euro. Mi pare, ah, vi volevo dire i multigrain, là, i cereali, se li trovo. I panciottini, cioè i sofficini, e vi dico quanto sono costati, se 1,25. Allora, questo 1,29 euro, i bastoncini di verdure 1 euro, multiuso, non so che cos'è, comunque. Le salviette intime 99 e i bastoncini di verdure 1,29 euro. Che cosa vi devo dire? Ah, diciamo gli arancini supplì 1,99 euro. Sì. E poi la mousse al salmone 99. Che vi volevo dire io? C'era qualche cosa che vi volevo dire. La reticella, le pagliette 79 centesimi. Niente, l'ho scordato cosa vi stavo cercando. Comunque, la spesa in tutto è stata 71,40 euro. È tanto, però ho preso tantissime cose. Io qui sono cominciati gli sconti qui in tutta Italia, io non ho fatto acquisti di presenza, ho preso ancora qualcosa da alcuni posti, ma proprio diciamo, lo shopping proprio corposo che dovrei fare perché mi servono delle cose che non ho ancora, non l'ho potuto fare perché nella PostaPay non so quanti soldi ci devo mettere ogni volta. Ho preso le cose necessarie, che poi non, certe cose non ho trovato le taglie. Poi comunque quando sarà farò il video e vi racconto tutto. Dovrò comprare altre cose appena posso, ora c'è stata questa spesa grossa,
Dobbiamo gestire tutto. Io per adesso vi saluto, vi lascio con questo video. Non so se questa settimana ce ne sarà qualcun altro. Boh, non lo so, vedrò. Io per adesso vi saluto, è già tardi. Arrivederci, spero che guarderete questo video e grazie sempre, commentatemi sempre perché mi fa molto piacere. A presto, ciao. Oh, scusate, non ho stoppato.